puntata. Sono Ah, sì, ma dall'armatore che mi questo deve non dare importa. le Non mi varie occupavo cose. solo di te. Sì, sono io. Mi chiamo Madonna, Crane. che doppiatore Non terribile. perderò tempo a imparare il tuo nome prima che tu sia Piangere, sopravvissuto tempe! almeno qualche giorno. Tic, tic, E tic, tic. questo è per te. Nella torre si Perché sei dice per che tu sia te? solo l'ennesimo fannullone Sì. che vuole del cibo o un po' di antizin. Il che Io ti significa spacco la che testa qua tutti davanti a tutti. diffidano di te, ma non biasimarli per questo. È facile diventare paranoici quando si è isolati. E poiché qualcuno blocca le comunicazioni con l'esterno, la Bene. paranoia è all'ordine del giorno. La città ha bisogno d'aiuto, ma non può chiederlo a nessuno. Se però porterai a me o a Quindi se Spike si viene Spoiler a morsi cercare senza qualche l'antizin, non fornitore, vedrai ho che capito saranno se tutti più l'antizin ti socievoli cura quando o avrai la mia se fiducia. Grazie, riduce vedrò di semplicemente ricordarmelo. C'è l'infezione e dell'altro? quindi gli Vado di attacchi. corsa. Se vuoi diventare ancora più popolare, prova ad aiutare la gente, a fare qualche favore. Vedrai che apprezzeranno. Potrebbero anche procurarti compagnia per la notte. Il fornitore ti offrirà gratuitamente gli oggetti in giorno, non dimenticare di fargli visita. Ho un inventario, sì. Ok, quindi Vado da qua in fuori. poi siamo isolati. Ok, Novellino, sta attento lì fuori. Abbiamo già perso troppi uomini. Strano però che di notte non succede niente qua, eh. Ok. Livello, il dottor Zera è nel rimorchio di un camion in un campetto da gioco recintato. Esci dalla torre, vai a sinistra e dirigiti verso sud. Non puoi non vederlo. Mi chiamo Crane. D'accordo, Crane. Vedi di sbrigarti. Non hai tempo per ammirare Ci il sono panorama. zombie qua? È E cerca di non fare pieno. rumore. I suoni attirano quelle carogne. Ricevi un'iniezione dal dottore. Ok, va bene. Vediamo se c'è qualche arma in giro. Dobbiamo spippolare parecchio. I chiodi, le sigarette sono sempre comodi. Ah, devo imparare a saltare un po' meglio, eh. Per prima cosa mi devo abituare soprattutto a saltare con RB. Dottore! Spero che quelle merde non imparino mai ad arrampicarsi sul tetto di qui. Di solito sì, di notte magari. Dottore, ehi, c'è nessuno? Camden, Dottore? ci sei? Ecco, dovrei fare un vaccino. Cosa? Non è Buonasera! un vaccino, è un ritardante. Si chiama Lo Anticor. sapevo. Ritarda i È un sintomi. Sì. ritardante. Ritarda semplicemente i Grazie sintomi. mille. Ritarda l'inevitabile. IGR non può fare di meglio. L'inevitabile? Non esiste una cura. Direi È di una no. variante della rabbia. Per ora non c'è una cura. Ma sto facendo degli esperimenti con l'antizin su dei tessuti Ok. infetti. Una cura è E come sta possibile. andando? Decisamente possibile. Dici davvero? Pensa di riuscirci? Sì, credo di sì. Con l'aiuto del dottor Camden. Dove ho messo quella siringa? Chi è il dottor Camden? È un collega intrappolato nel settore zero. Dove A si è posto siamo. verificato il primo focolaio dell'epidemia. Noi stiamo collaborando via radio. Certo, se i collegamenti fossero migliori, avremmo fatto più progressi. Ne avremmo fatti anche se i miei primi test Ok. avessero avuto successo. Forse adesso Ho dovremmo mettere a posto un po' individuato le delle comunicazioni. versioni modificate del virus in alcuni pezzi di carne che ho sparso per l'intera città. Speravo che qualche infetto li avrebbe mangiati, così avrei potuto osservare e documentare i risultati. E com'è andata? I risultati sono stati inesistenti. È stata solo una perdita di tempo. Ora non ho più motivo di tenere da parte dosi di antizin. In ogni caso, basta Sì. così. Ho molto da fare. Vada, vada. E dunque, cosa stavi Vado, facendo? vado. Questo è rincoglionito, poveraccio.
hai in fretta? Sì. Rahim, Zer mi ha visitato e mi ha dato un'altra dose. Bene, bene. Adesso dovresti essere a posto per un po'. E la cosa mi rende felice, perché okay. Mi piace darti ordini. Allora, facciamo una prova reale. Vai da Spike. Lo trovi vicino al camion di Zer. Ha un lavoro per te. Ah, Spike, quelli col coltello. No. Spike, sono Crane. Spike, bro. Non specializzata? Beh, zitto e ascolta. I rifornimenti aerei sono di due tipi. Il primo contiene cibo, kit di soccorso, strumenti di sopravvivenza. Okay. Il secondo tipo è pieno di antizin. Il GRE ci manda dei messaggi video per farci sapere quando arriveranno. Il problema è che quasi tutti i rifornimenti con l'antizin finiscono nelle mani degli uomini di Raiz. Senza siamo praticamente fottuti. Raiz e i suoi sono solo durante il giorno, perché uscire con il buio è il miglior modo per farsi ammazzare. I prossimi rifornimenti di antizin arriveranno oggi al tramonto e Brecken vuole impossessarsene. Potrebbe essere la nostra unica occasione per recuperarli. Io cosa dovrei fare? Beh, come ti ho detto, uscire di sera equivale a un suicidio. Cioè, sarebbe un suicidio se non si usassero i rifugi e le trappole che ho preparato in giro. Brecken e il suo team non avranno problemi, a patto che tu appronti quelle trappole. Ecco che cosa devi fare. Di che trappola si tratta? Come faccio ad approntarle? Ti spiegherò come fare. Ricorda soltanto che senza queste trappole Brecken non supererà la notte. E se non torna con l'antizin, per noi è la fine. Prima che tu vada lì. E perché lo affidi a me? Petardi, li ho fatti prima mi prendono in giro. Creare un diversivo. L'hai sentito, no? I petardi. Prendili. Mi fai... Se mi fai passare? Ah, petardi. Via. Lontano yeah. Gli uomini di Raiz. Sono capace di spararti. Ok. Come ho fatto a mancarlo? Il saccheggio la chiave per la sopravvivenza. Ok, ok, ok. Per ora non mi interessa molto. Questa cosa. Salgo di livello così, può darsi. Oh, che roba. Ok, vai. Prepara la trappola. Aia, aia. Per approntare la trappola, apri il cofano del motore e collega la batteria. Ok. È un miracolo che funziona ancora, eh. Qui parla Jade. C'è qualcuno lì fuori? Ok. Abbiamo un'emergenza. Ci sono io, zio. Rispetto danni 24 24, durevolezza 12 su 25 60. Beh, 60. Io sono all'esterno, danni. Sto facendo un lavoro per Spike. Sei Crane, giusto? Uno dei runner. Sono sempre io. Cercando di preparare uno dei nostri rifugi per la missione di Brecken. Si trova in un campetto tra Beffa e Mirna. Ti prego, aiutami. Vogliono uccidermi. Ma tu da dove sei sbucato? Cazzo di merda. No, vai tra. Vabbè, sei stato bravo. Aiuto superstite. Intrappolato. Ma tu te sei matta? Ci servirebbe qualcosa di un po' più grosso. Tu perché hai... Primo, come faceva a vedermi così? Cazzo di merda. Un punto abilità guadagnato. Allora, vediamo un po' i punti abilità. Attenzione, tengo premuto. Allora, grado di sopravvivenza. Forza. L'arbo della forza di questione di materia direttamente avversario. Questo è quello che mi piace di più, perché siamo un po' più forti. Impara ad attaccare con la massima precisione. Ogni colpo un'arma contenente alla testa del nemico può causare uno stordimento. Vabbè, per ora direi che è andata bene, no? Chi è? Ma scusi, ma qua dentro io non posso entrare? Sembra di no. Magari non direttamente da qui. Non direttamente da lì.
Ok. Ben, no? La gazza è ottima. La lama anche. Tu sei morta? Sei morta. Forse è meglio non fare troppo rumore, amici. Io vorrei un coltello. Posso avere un coltello? Sono fatto un male che voi non avete idea. Bene, Jade, sono qui. Insieme a qualche infetto. Ma che pensate a questo pazzo? Troppo tardi per salvarlo. Troppo tardi, via. Bene, fatto. Maledizione. Non avevi scelta. Non era più. Mi dispiace, bro. Ora accendi le luci. È l'unico modo per rendere il luogo sicuro. Mi dispiace un sacco, bro. Affronta Raiz. Spero che tu sia. Mi stanno chiamando. Scompiglio. Come procede? Hai acceso le luci? Ci sono. Giù il tetto dell'edificio. Perché non sono riuscito a salire? Non è ancora agile, ragazzi, quindi non è. Ok. Ok. Interessante. Ah, mi fa chiamare, eh? Attenzione. Qui Crane. Parla pure. Ho incontrato un dottore, una specie di scienziato. Gli hanno costruito un laboratorio in un camion e sta lavorando a una cura per il virus. Si chiama Ser. Pronto? Mi sentite? Affermativo. Pronto? Obiettivo secondario. Mantieni la tua copertura in possesso delle sue ricerche. Fai il rubato. Mi dispiace un po' tradirli, perché piano piano mi sto affezionando. Ok, zia. Jade, ho finito. Bene, dobbiamo preparare altri luoghi come quello. Abbiamo individuato. Devo scassinarlo. Per scassinare la serratura. Spike te li segnerà sulla mappa. Mago, sono un mago. Un'ultima cosa, Crane. Grazie. Spike, è tutto tuo. Ora concentriamoci sull'obiettivo principale e affrontiamo la prossima tappa. C'è un'auto lì vicino. D'accordo. Ok, c'è un'auto, eh. La strada è piena di infetti. Sai cosa devi fare, no? Stai alla larga dalla strada. Resta sui tetti, così non possono raggiungere. Se avessi un maledetto coltello. Di merda, pezzo di merda. Ecco, partiamo. Qua non finiamo più, bro. Qua. Sto qua per livello 3, eh. Calma un secondo. Calma, 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 calma. Non zaino, in uso. Qui con la chiave inglese. Non ne manco più forte. Non ne manco più forte. Forza, il tuo calcio ha il 10% di assorbire il nemico, no? Aggancio fino a 3 nemici con le termine lancio. Preferisco questo.
bene. Così si sale in fretta e se ne ammazzi tutti. Sono immune. Tutto fatto con l'auto, Spike. Continua così e forse ce la farai. La prossima trappola non è lontana. Non dovrei nemmeno dirtelo, ma fidi di non restare allo scoperto. Spike, i mostri sono ovunque. Se avessi bisogno di usare una trappola, come faccio ad attivarla? Non puoi farlo. Io ho già detto che servono per le missioni notturne. Merda. Okay. Va bene. Servirebbe un'arma a me. Era un ottimo combattente. Sì. Qualcuno faccia una spadina, fame. Menchia. Pensate che casino. Spaghetti premium. Allora, io adesso sto cominciando ad avere un danni 252. Beh, se è vero. Ora si ragiona. È una bomba. È una bomba, No, devi stare bisogna andare su. Come entri qua? Gran bella gente questo. È tre volte più luminoso di un lampione normale. Darà una bella bronzatura. Ok, quindi forse con questo qua diventi. Beh, ho un po' paura, Qua sta diventando notte, Rais. Ok, dai, ma che bellezza. Guardate come si arrampica. Addio! Tirati su. Ok. Ah, devo fare questa roba qua. Così è facile, Questa fabbrica non mi piace per niente. Ok, dai, ci sto dentro. Per l'amor di Dio! Guarda, Va bene, le luci sono pronte. Allora passiamo alla trappola successiva. Forza, a presto. Scusa. Vado! Io amo quest'arma qua. Boh, abbiamo trovato l'arma definitiva, ragazzi. Miracolo che si riesce a arrampicare lui a 10 metri da terra. Vai. Ripara la trappola successiva. Ok, ce l'ho. Maledizione, Spike. Tutta l'area è al buio. Che accidenti sta succedendo? Ci risiamo. Ascolta. Ok. C'è una centrale elettrica secondaria vicino a te. Vai, cioè, qua diventa buio, ragazzi. Qua diventa buio, qua viene su un casino, Sto andando, bomber. Dalle fogne escono poi mi sembra i mostri enormi.
Ok. Ma scusa, quanto è grosso questo qua? Oh. Non so cosa sia successo. Pezzo di merda. Io non sto guardando, sono invisibile. Ah. Madonna. Posso fare qualcosa qua? No. Ma ragazzi, se diventa buio è un disastro. Ci sarà una roba? L'unica aperta, vero? Ah. Comunque è stato abbastanza facile uccidere il gigantone. A posto. Ora? Ho resettato la centrale secondaria. Però se è andata in corto una volta, la cosa potrebbe ripetersi, no? Lascia le considerazioni tecniche a me, d'accordo? Tu pensa solo a raggiungere e trascorri la notte lì. Come se fosse facile. Qua è già notte, bomber. Qua è già notte, ragazzi. Sto correndo, ma qua ce lo becchiamo. Non posso più fermarmi. Perché poi mi sembra che gli altri corrono come noi, eh. Cioè corrono. Si arrampicano, fanno tutto come noi. 80 metri. Madonna. Ho un'arma, quindi dovrei riuscire a difendermi un pochino. Non so però quanto sia efficace quest'arma contro quelli notturni. Oh Gesù, ci sto dentro. Non passano qua in teoria. In teoria non dovrebbero passare qua. Che accidenti è quello? Ehi dottore, parla Kyle Crane. Crane, cosa posso fare per lei? Ho appena visto il dottore dentro al camion. Un zombie coperto di vesciche verdi. È scappato via non appena mi ha visto. Che mi può dire? Purtroppo non ho abbastanza informazioni. Non ha nessuna informazione. Me lo faccia sapere. Guarda dove dormo. Va bene. Aspetta fino al mattino. Va bene, signori. Sì. Signori miei, direi che l'appuntamento di oggi finisce qui. Ci vediamo al prossimo video. Tutti a tappo.